Nel corso dell'ultima settimana, nel comune di Vittoria, i militari dell'Arma dei Carabinieri hanno svolto mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, nonché al contrasto dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. In totale sono state controllate 305 autovetture, oltre 500 persone ed eseguite numerose perquisizioni personali e veicolari. All'esito di tale attività, a Vittoria i militari della locale stazione hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi, un tunisino classe 1986 disoccupato del luogo. I carabinieri della stazione di Vittoria hanno eseguito una perquisizione veicolare nell'auto in uso al tunisino, rinvenendo oltre 30 dosi di cocaina e hashish per un peso complessivo di oltre 30 grammi, pronte per essere vendute. A seguito del rinvenimento, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del giovane pusher, dove è stato rinvenuto altro materiale utile al confezionamento dello stupefacente, nonché la somma contante di oltre 1.600 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. L'intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria Iblea. A Scoglitti, invece, i militari della locale stazione hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate un niscemese classe 1983 incensurato. Nel corso delle operazioni di identificazione, conseguenti a una segnalazione pervenuta tramite 112 per un presunto furto di autovettura, i carabinieri di Scoglitti sono stati aggrediti dal segnalante, il quale, in evidente stato di alterazione psicofisica e senza alcun motivo, si è scagliato contro di loro colpendo uno dei due militari con un pugno al volto e mordendolo due volte al braccio. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria.